Sicuramente incontrarsi in questo luogo ha permesso innanzitutto di crearsi già semplicemente delle amicizie fra genitori con bambini della stessa età. Non è una cosa scontata condividere le giornate insieme, condividere dei momenti di crescita con i propri figli, perché molte famiglie tendono invece piuttosto a isolarsi. Chi ha il secondo figlio viene qui e viene aiutato, non so, nella gestione del figlio più grande oppure nella gestione del più piccolo, quindi no, chi ha una famiglia numerosa può trovare qui un aiuto con di altri genitori che semplicemente mi tieni il bambino, vado a cambiare l'altro, quindi assolutamente si sono create queste dinamiche di aiuto reciproco. Così poi queste dinamiche sono cresciute a tal punto che ci si è anche incominciati a interrogare su questioni legate proprio all'essere genitori, quindi cioè, anche tu hai questo problema, anche io ho questo problema, sarebbe interessante capire come affrontarlo e da lì è nata la voglia di chiamare anche esperti del settore, quindi abbiamo fatto degli incontri con psicologi o altro proprio per discutere insieme di queste tematiche. La Tana de Cucciole è un parco che si trova nel quinto municipio di Roma, nel quartiere Pigneto. È una piccola area verde, un'area gioco destinata ai bambini in età prescolare, che è stata presa in carico da un'associazione, l'Erbavoglio, dal 2016 e con un progetto proprio di pulizia, manutenzione, restituzione in generale al quartiere, alla cittadinanza di quest'area che era totalmente abbandonata. Quest'area verde nasce come opera di compensazione per il quartiere. Non è stata poi mai collaudata, quindi mai effettivamente aperta al pubblico, che però noi nel 2016 abbiamo trovato appunto comunque chiuso, abbandonato e che quindi abbiamo incominciato a semplicemente a pulire. Era un'area bambini e anziani, quindi ha una parte di ex piste da bocce che noi, grazie alla partecipazione ad un bando della Regione Lazio, siamo riusciti a ristrutturare e quindi adesso è diventata una pista proprio per biciclette e tricicli. Poi c'è un'altra parte invece attrezzata per il gioco, in cui c'è l'altalena, dei giochi, altri giochi per bambini e in cui abbiamo comprato con i genitori uno scivolo. E poi c'è un'area invece più verde che generalmente destiniamo alle attività che facciamo con i bambini, le iniziative che facciamo. Che per primi si sono affacciati in quest'area gioco sono stati mossi un po' proprio dalla necessità di trovare un posto dove poter passare i pomeriggi dopo la scuola con i propri figli. Questo quartiere infatti è poverissimo di aree verdi o anche semplicemente di aree gioco. C'è questo giardino, è abbandonato, noi non abbiamo un posto dove andare, apriamolo noi, puliamolo noi e frequentiamolo. Si è poi scoperto appunto di questa possibilità di prendere in adozione dal Comune di Roma un'area verde, quindi è stata aperta l'associazione L'Erbavoglio a questo scopo. Appena il parco è stato riaperto, subito, spontaneamente, è diventato un po' un punto di riferimento per tutte le famiglie del quartiere. Si sono create delle reti di mutuo aiuto fra famiglie, delle chat su WhatsApp e quindi ben presto è cresciuto, parallelamente al lavoro di manutenzione del parco, anche un lavoro di creazione di momenti di confronto su tematiche legate alla genitorialità, al gioco dei bambini. Sono creati spazi virtuali, sì, esiste una chat di genitori, esiste la chat chiaramente dell'associazione, poi c'è Facebook anche che è un punto di ritrovo per i genitori del parco molto forte, nel senso che è mezzo insomma, per pubblicizzare gli eventi che si fanno, ma anche per dire se è rotto il triciclo, chi può portare un triciclo nuovo, oppure il parco è sporco, ci vediamo domenica per pulirlo, quindi è diventato anche un luogo per organizzarsi rispetto appunto alla cura del parco stesso. L'altro filone sul quale ci concentriamo molto con i genitori è quello di creare appunto delle attività sia per i bambini, quindi mostre, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e invece approfondire momenti anche di scambio culturale per i genitori e per gli adulti.
l'Italia che cambia, mi piacerebbe un po' se cambiasse ponendo al centro un po' l'infanzia, che devo dire che è sempre molto dimenticata. Quindi mi piacerebbe che l'Italia, le città cambiassero un po' più a dimensione, a misura dei bambini. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.